Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ma cosa sta succedendo ad Empol? Nella giornata di ieri, durante la mia live, dove vi parlavo della resistenza di Bitcoin, importantissima a 11.600, in questo momento infatti sta soffrendo la resistenza. Mi avete bombardato di domande su Empol perché è una stablecoin che in questo periodo sta facendo un po' scalpore. Ma come è salita, ragazzi? Non con l'ascensore, è salita con un razzo. Sta scendendo in verticale il prezzo di questa stablecoin. Ha lasciato un po' tutti anche al palo. Anche io, ragazzi, ora vi faccio vedere in questo video tutto quello che è successo, ma soprattutto vi rispondo a una domanda. Quelli che mi avete fatto ieri durante la live, e vi spiego quello che sta succedendo su questa stablecoin e quali sono le prospettive di questa stable, dove può andare, che cosa potrà fare e qual è il grafico che dovete guardare, che non è il prezzo, già questo ve lo dico. Ma prima di andare a vedere il grafico che vi sto dicendo e tutte le informazioni relativamente ad Empol, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se non vi volete perdere questi video di aggiornamento. Anche sotto il caldo afoso di questi giorni, ci tenevo a fare questo video che è fuori dal mio palinsesto da YouTuber, perché è giovedì. Oggi io non faccio video giovedì, ragazzi, ma era importante perché ho notato che mi avete riempito di domande, e visto quello che sta succedendo sul grafico di Empol anche oggi, che perde ancora altri 40 punti, è importante in questo momento dare un contributo per farvi capire anche che cosa è il meccanismo che crea questa criptovaluta e dove può andare o cosa può succedere. Chiaramente la volatilità enorme di questi giorni spaventa tantissimo, ragazzi, e non poco. Comunque, allora iniziamo subito a parlare di questa coin, ma lasciatemi un mi piace, ragazzi, e scrivetemi nei commenti tutti i dubbi che avete. Tutte quelle cose che non vi sono chiare, perché così cercherò di rispiegarle in un prossimo video, ragazzi. Capisco che questi mercati, come quelli delle cripto, sono estremamente complessi, ragazzi. Quindi, quando vi avvicinate a cose del genere, e il progetto Empol è complesso proprio assai, nel momento in cui vi avvicinate dovete ricordarvi la pericolosità anche di questi tipi di investimenti se non siete molto ferrati. Quindi, non vi dico di non fare le prove, perché alla fine, per imparare dobbiamo mettere le mani dentro l'impasto, è così, ragazzi, però fatele con piccolissimi importi, ragazzi, ok? Io stesso, quando faccio queste cose, in questo caso ne ho messo di più, ragazzi, ma con le spalle protette, dividendo tra stake e le oscillazioni del prezzo. Ma adesso vi farò capire tutta quella che è l'idea generale. Allora, ragazzi, primo punto che mi avete chiesto ieri nella live: Empol, il prezzo sta crollando. Ragazzi, Empol è una stable coin un po' strana, tra virgolette. Il prezzo di questa stable coin è, nel medio-lungo periodo, sarà stabile intorno a un dollaro. Oscilla sopra e sotto in alcuni particolari momenti, ma il prezzo di Empol deve restare intorno a un range di un dollaro, ragazzi. Non va da nessuna parte nel medio-lungo periodo, ci va nel breve, che è un discorso un po' particolare che è legato al supply, perché questa stablecoin, ragazzi, non è una stable come Tether, come USDC, che è ancorata in maniera sistematica al dollaro, bensì lo è in maniera di mercato, chiamiamolo così, diciamo così. Questa è una stable che si lega al valore di un dollaro in base a un meccanismo di riequilibrio della sua supply, quindi è la market cap, ragazzi, che fa la differenza. Non è il prezzo. Il prezzo nel medio-lungo periodo di questa coin sarà un dollaro. Poi, ovviamente, più la coin sarà utilizzata, più l'avremo magari presente all'interno della DeFi, o comunque utilizzata in alcuni exchange un po' più grossi, quindi più sarà capitalizzata. In pratica, più i movimenti sopra e sotto da un dollaro diminuiranno, ragazzi. Quindi questa volatilità immensa che avete visto in questi giorni è dovuta al fatto che in questo momento questa stablecoin si sta creando, quindi si sta creando la supply, il capitale circolante, la parte che poi verrà utilizzata. E quando si crea, c'è un macello, insomma, quello che avete visto, da 4 dollari a 0,6 questa mattina, ora intorno a, se non sbaglio, 0,7.
nell'arco di pochissimi giorni, 10 giorni, incredibile. Ma è normale che sia così perché è un discorso legato alla market cap. Perciò, quando fate questo tipo di operatività, molti stanno facendo trading su Ample e lo fanno anche in maniera proficua, ragazzi, perché con una volatilità di questo tipo immagino che si possa fare trading anche utilizzando questa stablecoin. Io non l'ho fatto, già ieri vi ho detto che le montagne russe non sono per me in questo momento, soprattutto perché ho tanti investimenti da guardare, quindi queste piccole parti che metto appunto in mercati estremamente speculativi non voglio perdere tempo stando sul grafico tutto il giorno. E quindi non mi interessa, mi interessava lo stake di Ample e il suo meccanismo di creazione della supply. Però allora, ricordatevi queste parole così rispondo alla famosa domanda: Ample varrà nel medio-lungo periodo un dollaro, oscilla intorno a questo dollaro e lo fa per creare la propria market cap. Ora rispondiamo in maniera molto semplice al dove andrà. Se questa market cap è troppo bassa, Ample sale, ragazzi, per un po' e poi ritorna giù. Se è troppo alta, scende e poi ritorna a un dollaro. Questo è il meccanismo. In questo momento, cioè oggi, il mercato sta indicando che Ample ha una market cap troppo alta, quindi ha raggiunto una market cap troppo alta nei giorni scorsi e si deve riequilibrare. Quindi ha buttato a terra il prezzo di massicce vendite. Andiamo a vedere adesso il grafico e l'ha portato di nuovo intorno a un valore di un dollaro. Poi è sceso sotto. Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il grafico di Ample per quanto riguarda, se non erro, questo Ample contro Bitcoin, quindi andiamo a vederlo contro USD, così lo vediamo meglio, ragazzi, per capire quello che è successo. Allora, vi metto il grafico corretto a 15 minuti con le mie bande di Bollinger. Allora, ragazzi, giusto per farvi capire, vedete il suo livello di equilibrio è questo che io ho già segnato 1,04, l'avevo già indicato, era 1, insomma, ragazzi, poi ho semplicemente messo male la linea, quindi un dollaro. Vedete questo livello di un dollaro? Allora, il mercato, questa coin la fa oscillare al di sopra e al di sotto di questa linea. La vedete questa linea qui? Adesso insomma, ecco, vi cancello anche la linea superiore che era il precedente livello di oscillazione A2 che non poteva ovviamente durare per molto tempo. Vedete? Allora, questo è il meccanismo ed Ample continuerà a fare questo. Qui è successo un evento raro che adesso andremo a vedere. Ora il mercato, boom, l'ha ributtata giù e tecnicamente dovrebbe iniziare di nuovo questa sua fase così. Cioè dovrebbe oscillare, ragazzi. In questo momento le oscillazioni sono pesanti perché si va, guardate qui, si va da il minimo intorno a 0,5. Poi dopo pochissimi giorni, qui sono 10 giorni, ragazzi, si va a 1,37, quindi oscillazioni di più 180%, insomma sono cose enormi. Questo vi fa capire come dovete trattare anche questa criptovaluta, come dovete utilizzarla. Qui invece c'è stata un'adozione di questa stablecoin che ha reso indispensabile un aumento della sua supply, della market cap, per via dello stake che era molto proficuo. E in questo caso quindi c'è stato un boom di acquisti perché in questo frangente temporale, quindi dalla fine di giugno, quindi per tutto il mese di luglio, Ample ha creato una supply decisamente più grossa della precedente. Ora è ritornato giù. Il significato di questo evento, da un punto di vista di mercato, è questo: il mercato sta dicendo che la supply, quindi la market cap in questo momento, è troppo alta barra corretta per Ample. Quindi non serve più un rebase. Perché questa criptovaluta fa questo meccanismo a livello di mercato? Intanto, ragazzi, una piccola chicca che ho detto anche stamattina in Academy a tutti quelli che siamo dentro questo investimento. Allora, quando si lascia al mercato la libertà di decidere il punto giusto, in questo caso è il punto giusto non del prezzo che abbiamo visto che è un dollaro, ma della market cap che vedremo tra poco, vi faccio vedere il grafico che dovete guardare tra pochi minuti. Allora, quando è il mercato a decidere, ragazzi, il mercato oscilla 4 volte di più di una, diciamo, coin che ha una
centralizzazione. Quindi se fosse Tether questa cosa non l'avreste mai vista, ragazzi. Quindi questo tipo di oscillazioni si hanno perché proprio il mercato, quindi incontro domanda e offerta, che fa l'equilibrio. E quando avviene questa cosa, ragazzi, il prezzo oscilla, ok? Poi è chiaro, molti stanno dicendo è uno scam. Allora, se il progetto fallisce totalmente, allora ragazzi, non stiamo proprio qui a parlarne. Questi sono rischi che nel mercato criptovalute, e li dovete mettere in conto appena premete buy o sell. Insomma, anche Bitcoin è così, ragazzi. Molti credono che Bitcoin sia uno scam ancora adesso, quindi attenzione quando fate queste cose. Sono criptovalute appena nate. Queste cose possono succedere di continuo. Quando mettete mano a questo mercato e comprate un token o qualcosa, anche Bitcoin stesso, dovete mettere in conto che può chiudere proprio bottega, come si suol dire, e quello c'è sempre. Però il progetto di fondo, con la sua peculiarità, con la sua struttura matematica che c'è dietro, è unico, e questo è innegabile. Poi se il mercato non lo adotta, non lo vuole, fallisce tutto e quant'altro, questo è, ragazzi, fallita Lehman Brothers, ve lo ricordo, nel 2009, ragazzi, ok? Una delle banche più importanti del mondo, figuriamoci una coin di un mercato criptovalute se può chiudere o meno. Questo dovete tenerlo in considerazione sempre quando fate investimenti. Adesso andiamo a vedere. Allora, questa struttura, questo movimento è arrivato al suo bottom, cioè ha raggiunto il suo livello. Se continua così, probabilmente, ragazzi, forse oggi no, ma domani ci sarà un rebase negativo, cioè significa che tutti quelli che noi abbiamo questa coin ce la tolgono, cioè riducono il circolante della coin per far salire il prezzo, quindi creano una deflazione della coin. Questo è fondamentale per rispingere la coin a $1. Quindi questo è il meccanismo, ragazzi. Quando era qui su, ne hanno stampato veramente a dire basta e ce l'hanno data. Quando è qui giù, ce la riprendono perché dice attenzione, ce n'è troppa, la riduco. E quindi questo riporta il meccanismo a $1. Questo è quello che succederà su Ample nel medio-lungo periodo. Fatta questa considerazione, andiamo a capire. Allora, cosa dobbiamo guardare? Come si fanno i profitti su questa coin? Ve lo dico in maniera semplicissima: questa coin fate profitto se la market cap sale. Questo è il concetto, ragazzi. Quindi, se voi comprate ora, ma la market cap rimane agli stessi livelli, anche che Apple arriverà a $1, vi avranno tolto con rebase una parte di quello che avete comprato e sarete sempre allo stesso livello di gain, zero, cioè, ok? Nessun profitto, perché tutto dipende dalla market cap. Se il mercato necessita di una market cap maggiore di questa coin, allora vedremo schizzare di nuovo su il token, la coin, ragazzi, vedremo schizzarla su e nuovamente sopra $1 per un po' di tempo. Quindi ci sarà di nuovo il meccanismo che avete visto finora. Questo perché? Perché il mercato decide quanta supply, quanto capitale circolante necessita per questa coin. Ora, dov'è che io ho la possibilità di avere, o diciamo, chiamiamolo così, dov'è che devo avere tanta supply, ragazzi? La devo avere quando l'uso di questa coin è un po' più massiccio, ok? In questo momento questa coin l'hanno stampata in pratica, ragazzi. Poi bisogna capire dove la usiamo, quindi se verrà adottata per progetti legati per esempio alla DeFi, se verrà adottata per progetti legati alla stabilizzazione magari di portafogli, come è nel loro obiettivo, allora probabilmente questa market cap che abbiamo stampato finora sarà non sufficiente. Quindi ci sarà un nuovo ciclo di Ample come quello che abbiamo visto. Al momento il mercato sta dicendo questa market cap basta e avanza, anzi è troppa, ne abbiamo stampato troppo, quindi dobbiamo ritornare indietro. Andiamo quindi a capire il grafico vero che ci fa capire se questa coin può dare più slancio o meno. Ed è il grafico della market cap. Vi faccio vedere come lo dovete strutturare. Quindi voi andate su CoinMarketCap, il nostro classico, insomma, sito, andate al grafico di Ampleforth e lo vedete qui. Dopodiché andate a togliere il prezzo e il prezzo in BTC
e vi rimane la market cap. Ok, questa è ragazzi l'andamento. Vedete qui quello che è successo, quindi si è passati da una market cap il 27 di luglio di 600 milioni, 610, a quella attuale di 434 e adesso siamo sotto perché nella giornata di oggi è molto più basso, quindi addirittura siamo a 200 circa. Poi se si stabilizza intorno a un dollaro, in questo momento guardando la supply, il circolante, vedete 330, più o meno saranno 330 milioni la market cap. Vedendola così però non riusciamo come sempre a guardare bene l'andamento. Perché? Perché questa è stata una market cap che è salita a livello esponenziale. Come si fa a guardare un grafico quando sale a livello esponenziale? Cliccate qui, che purtroppo in italiano ragazzi, anzi vediamo se... Non so perché me lo riportano, io ho messo in tutti i modi di mettere in inglese, ma qui me lo riportano in italiano. Comunque scala di registro sarebbe il grafico logaritmico, il log, ed ecco che vi cambia tutto e vi fa capire quello che è successo su Apple e quello che è veramente stato fatto. Vedete, si è passati a novembre del 2019 da 1 milione di market cap, e la market cap è salita fino agli attuali livelli di 244 milioni, che è effettivamente il livello attuale, ragazzi, come vi dicevo prima. Poi se sale di nuovo a un dollaro, quindi se sale nella giornata, nelle prossime giornate, arriviamo qui, vedete, a 330 milioni. Questo è il grafico che voi dovete guardare per capire se il vostro eventuale investimento sale o scende. Quindi se voi avete comprato qui in questo momento, vi zoom un po' da gennaio, ok? Così guardiamo un po' l'andamento. Se avete acquistato qui in questo punto Apple, state perdendo ragazzi, perché non è possibile andare a guadagnare se la market cap non risale sopra i 600 milioni. Questo è il tutto e questo è il discorso. Quindi questa è l'andamento di questa cripto. Vedete come è stata anche ferma da aprile fino a luglio, e nella sua market cap intorno a 6 milioni. È stata ferma 2 mesi, dopodiché c'è stata l'adozione con uno stake, quindi con un meccanismo che ne rendeva importante l'aumento di questa capitalizzazione, di questa supply, e quindi il mercato, boom, immediatamente ha creato la supply. Forse però ne ha creata troppa con i soliti suoi up and down, quindi pump and dump, e quindi ora sta tornando sui suoi passi. Dove si fermerà questa discesa? Sarà la nuova market cap che andrà presa in considerazione. Io spero subito, ragazzi, sono ancora dentro nell'investimento, quindi spero si fermerà subito. Io ho messo una parte in stake, ragazzi, perché la parte in stake non è legata a questo meccanismo, è legata a un rendimento. Quindi tutti quelli che sono i rialzi e i ribassi vengono smussati, ve l'avevo già detto nell'altro video. E quindi è fondamentale, insomma, dividere gli investimenti a due. Comunque, questo grafico lo dovete tenere sott'occhio se volete capire questo meccanismo. Immaginate che però ragazzi la supply di Apple debba arrivare a 1 miliardo, come quella di USDC, che era l'obiettivo che mi ero dato anche io nell'Academy quando abbiamo fatto un video operativo su questa altcoin. In realtà ragazzi non ci siamo andati vicino, neanche troppo vicino, perché siamo arrivati a metà più o meno della market cap. Aspettavamo un altro boom del 50% che non è avvenuto. Ciò non toglie che potrebbe avvenire anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ragazzi, però vi ho fatto capire cosa dovete guardare, come lo dovete creare questo grafico. Cliccate su scala di registro, guardate la market cap. Se questa ricomincia la sua ascesa, io credo che si stabilizzerà per qualche mese e sarà stabile. Vediamo se sarà stabile a questi livelli 240 o se sarà stabile un po' più alto, ragazzi, ma deve trovare il suo equilibrio. Questo è quello che sta avvenendo ed è il motivo del perché vedete queste oscillazioni forti, boom boom boom, su Apple. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, perché come sempre video lunghissimo, ma impossibile farli più brevi per cose di questo tipo che sono veramente veramente complesse. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento. Vi voglio bene a tutti come sempre. Ora vado a mare.